Connettersi alla natura imparando a rispettarla per convivere con essa in modo armonico e sostenibile. Nella splendida cornice del centro storico di Posta Fibreno torna il Festival della Biodiversità del Lazio. Due giorni di eventi, il 27 e 28 maggio, dedicati ai temi della sostenibilità e del turismo inclusivo. Il Festival della Biodiversità nasce dall'idea di mettere insieme la comunità sotto i temi importanti appunto della sostenibilità ambientale, della divulgazione e soprattutto della socialità, oltre a tutti i temi che possono riguardare invece l'inclusione dei territori. L'idea era proprio mettere insieme tutte queste realtà importanti come le università, professionisti del settore, associazioni che trattano i temi della disabilità e dell'inclusione. L'evento è organizzato dall'associazione Natura Loci con il sostegno della Regione Lazio e vede coinvolti enti come il Comune di Posta Fibreno, la Riserva Naturale ed il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. L'obiettivo è favorire l'aggregazione giovanile e l'inclusione sociale in un contesto divulgativo. Per questa edizione abbiamo voluto incrementare appunto il coinvolgimento di tutte queste, chiamiamole istituzioni, ma soprattutto sono degli attori territoriali molto importanti e poi soprattutto le università che danno lustro sicuramente a questa manifestazione proprio per dare dei contenuti importanti relativi all'idea, al tema del festival. L'ingresso è gratuito. Nel corso dell'evento si svolgeranno laboratori, convegni, workshop tematici, dibattiti ambientali, escursioni inclusive, mostre, installazioni tattili e sonore e musica live. Chi viene al festival incontrerà tante persone di tutti i tipi, e è una manifestazione molto colorata sicuramente e fatta di relazioni soprattutto, relazioni importanti ma anche ricreative, ma soprattutto legate alla socialità, al mondo del benessere. Il festival si terrà il 27 e 28 maggio 2023 a Posta Fibreno, in particolare nel centro storico, proprio come obiettivo di dar vita a centri che vengono generalmente spopolati nelle aree interne.